Ben ritrovati a tutti gli amici telespettatori. Siamo in collegamento con il sindaco di Lustra Cilento, Luigi Guerra. Sindaco, benvenuto. Salve, buonasera a tutti. Allora, sindaco, una tematica che mi è stata ormai da diverso tempo, rappresenta una realtà, di fatto, una realtà con la quale siamo costretti a vivere quotidianamente. È appunto legata a questa situazione pandemico-emergenziale inerente al Covid-19, che appunto ci tiene purtroppo legati da ormai più di un anno a questa parte. E mi piacerebbe ricollegarlo anche alla situazione attuale che vive anche il suo comune, appunto il suo piccolo comune, Lustra Cilento. Può illustrarci qual è la situazione attuale del suo comune riguardo il numero di contagiati da Covid-19? Allora, attualmente la situazione, diciamo che la curva dei contagi fortunatamente è in discesa. C'è stato un periodo dove si è avuto un primo focolaio, però siamo stati bravi, non solo noi come amministrazione, ma soprattutto i cittadini, a rispettare le regole, per cui abbiamo subito costruito la catena dei contatti e dei contagi. Perciò è stato subito limitato questo focolaio e perciò attualmente positivi sono sei, però dobbiamo dire che si era esteso su due vaste famiglie, cioè su due famiglie molto numerose, perciò era veramente molto molto rischioso che potesse scoppiare una crisi pandemica all'interno del comune. Però grazie ai cittadini, soprattutto grazie a coloro che sono stati collaborativi sia con l'amministrazione sia con l'ASL, abbiamo ricostruito la catena dei contatti e dei contagi, per cui il danno è stato veramente limitato. Allora, sindaco, al giorno d'oggi ormai i social rappresentano un modo, insomma, un via di mezzo bellissimo, un modo straordinario per comunicare anche con la gente da casa, soprattutto in questo periodo. E pochi giorni fa, proprio la pagina di Lustra Cilento, con un post su Facebook, è stato ufficializzato il progetto Vivi Lustra, un progetto molto interessante. Potrebbe meglio spiegarci di cosa si tratta? Allora, questa non, ci tengo a precisare che non è la pagina del Comune di Lustra ufficiale, è una pagina di un carissimo amico che sta a Pesaro, che però è rimasto sempre legato alle sue radici e al suo territorio. È un esempio bellissimo di persone e di concittadini che stanno fuori dalla propria terra, che però ricordano sempre con un bel ricordo il nostro territorio e cercano sempre di costruire qualche cosa per il nostro luogo. E questo signore si chiama Paolo Gorga, che lo tengo a ringraziare anche perché ha costruito questa pagina un sacco di tempo fa, antecedentemente anche quella del comune di Lustra, devo dire. È stata un'ottima, veramente una bellissima iniziativa. Ha costruito questo progetto che si chiama proprio Vivi Lustra, dove tutti quanti i cittadini possono inserire su questa piattaforma, su questa pagina, le immagini sia storiche e sia di oggi, di come viene vissuta la pandemia, di come erano i tempi che furono, per sponsorizzare anche il brand con tutte le opere storiche, culturali e naturalistiche del nostro paesaggio. Perciò devo fare i complimenti a questo nostro concittadino Paolo, che veramente ha avuto una bellissima idea e sta sviluppando un grandissimo progetto. Complimento anche da tutti quanti noi, sicuramente è un progetto molto bello, molto, senz'altro un bel modo per tenere contatto con, ripeto, queste situazioni, tutti quanti in merito a questa situazione purtroppo che non ci lascia tregua ormai da diverso tempo. Per concludere, sindaco, quali sono le attività che stanno maggiormente impegnando l'amministrazione comunale in questo momento? Allora, in questo momento, oltre alla crisi pandemica, che purtroppo non è solo pandemica, ma poi andiamocela a dire chiaro, è anche una crisi economica. Ci sono molti cittadini, che si rivolgono a noi perché noi siamo la prima guardia contro il virus, ma non solo contro il virus in sé per sé, ma anche, come dicevo prima, per la causa economica. Perciò ci sono molte persone che, ahimè, purtroppo ogni giorno mi chiamano oppure vengono nel mio ufficio a dirmi proprio che hanno dei problemi a livello economico, perché dobbiamo dire che la pandemia ha
ha lasciato uno stralcio dietro, quello di molte persone che non lavorano e di molte persone che purtroppo hanno le saragenesche delle proprie attività chiuse. Devo dire che oltre a questo ci stiamo molto impegnando, abbiamo avuto ancora un altro problema, quello del dissesto idrogeologico causato dalle forti piogge e dalle tante piogge che si sono avute nei giorni scorsi. Perciò diciamo che il nostro ruolo è stato quello di andare ad arginare tutti i danni che erano stati causati da parte del maltempo con frane e smottamenti. Però ci tengo a dire che fortunatamente anche per risolvere questi problemi abbiamo avuto due grandi finanziamenti, uno di 500.000 euro per quanto riguarda delle frane, per quanto riguarda la strada che va da Bivio di Santa Lucia a Selva, per cui è un lavoro già appaltato che partirà a pochi giorni. E un'ultima notizia è quella di un nuovo progetto finanziato per la Fiumara Santa Lucia da parte del Ministero dell'Interno di 750.000 euro, sempre per il dissesto idrogeologico. Poi le attività sono tante, abbiamo nei pochi mesi che io sono sindaco di questo comune, abbiamo iniziato ad installare sulle principali piazze, i principali luoghi del paese, la rete wifi gratis per tutti quanti i cittadini o per tutti i turisti che vogliono venire nel nostro comune a visitare i nostri borghi, il nostro borgo soprattutto medievale di Rocca Cilento. Sono già partiti i lavori per un campetto sportivo nel capoluogo, sono quasi finiti e presto inaugureremo anche questo campetto sportivo. Ci sono tanti lavori che devono essere ancora fatti, che abbiamo in programmazione. Siamo un'amministrazione giovane, per cui nei nostri programmi c'è quello dell'innovatività e soprattutto quello di dare una nuova urbanistica a questo nostro territorio comunale. Allora, sindaco, io la ringrazio per la disponibilità e la rimando a un prossimo appuntamento. Grazie a voi, grazie a tutti quanti i telespettatori.